Salve a tutti ragazzi, io sono Cerebro Alessio e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di Soma. Continuiamo la partita e non mi ricordo manco più dove eravamo rimasti. Allora, sì, mi ricordo. Abbiamo scoperto che noi siamo praticamente un programma di base. Che praticamente, cioè non un programma di base, siamo un template di default che è all'interno di un programma. E accidentalmente siamo stati scaricati dentro a una macchina. Praticamente noi siamo un file di default, sostanzialmente. E dopo aver scoperto questa scura verità, cosa dovevamo fare? Oh, iniziamo bene, che è sangue? Benissimo. Allora, di qua che c'è? Fanculo. Welcome to my place. When I started the art project, I pretty much lived in this lab. Brava. Vediamo un po' che c'è scritto. Niente, qui parla semplicemente del fatto che ci sono state un sacco di uccisioni. Che è questo affare? Simulation asset. Come cazzo lo devo usare? Ah, forse va messo qua. Oh, ok, questo affare qua. Ok, vediamo un po'. Inserire un chip contenente dati di scansione. Allora, intanto esploriamo, ragazzi. Volevo dirvi che mi dispiace che la serie di Soma abbia You said Mara preso. would store the ARC scans. Are they similar to my legacy file? No, yours is flatter, if that makes sense, less dynamic. Thanks. That makes me feel much better. Mi dispiace abbia preso questa piega, nel senso che sia di poco interesse alla maggior parte degli utenti del canale, però mi dispiace droppare le serie. L'unica soluzione che ho trovato a questo problema è il fatto che magari se porto più serie di Soma, finiamo prima la serie e diamo spazio ad altro contenuto, visto che non è di così tanto interesse. Cercherò di fare puntate più lunghe, ma diciamo con più tagli, in modo tale che riusciremo a finire sicuramente il gioco molto presto. Ah, intanto qua vediamo cosa c'è. Ok. Questi sicuramente sono i chip che dovremmo inserire qua dentro. Ok, qui ce n'è uno buono. An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. There should be a list of people. See if there's anyone who could know a security cipher. Ah, praticamente stiamo navigando nelle memorie di queste persone, allora. Vediamo un po'. Upload. Mamma com'è lento. No, won't work. We need someone from Theta Security Group. Ah, ok. Very promising. I'll just load him up Oh. and get the simulator going. Ok, trovato. There we are. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. Una spiaggia. Stazione sciistica? Nell'ambiente. Mettiamo stazione sciistica, via, visto che siamo in inverno. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? What is this? Where am I? Everything is okay, Mr. Wan. Just relax. Dr. Chung? Wait! Simon, you just reset the simulation. Non l'ho fatta apposta. Relax, Mr. Wan. Just keep calm. Dr. Chung? What the hell is this place? I don't have time to explain. I need you to give me the new security cipher. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. Please, we really need that cipher. No, you're lying. This is all a lie. Look at this place. It's a fucking joke. Get me out of here, Chun, or I'll punch your teeth in. Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. Ah, quindi praticamente lo riportiamo in vita in sostanza, in una realtà virtuale, ma in vita. Voglio provare la spiaggia sto giro, sicuramente lo farà incazzare uguale, però proviamo. Niente, li facciamo impazzire, Do we voglio need to turn it provare off? Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. I think we need to build the scene so it's more what he'd expect. As soon as he starts to doubt, we've lost him. You're right, we need to think this through. We need some more data. Che vuol dire ci servono altri dati? Che palle!
Non ne ho idea. Giriamo un po' e vediamo cosa succede. Oltre al fatto che mi prenderò 20.000 infarti consecutivi. Ah, ok, possiamo inserirlo qua. Vediamo un po' che posto si aspetta. Forse la sala scansioni. Trasferisci. Copia su chip. Ah, no. Ah, vabbè, c'è solo una allora. Prendiamo solo quella. Riproviamoci. Oh, ma che pappalle, che pappalle. Quante volte dobbiamo fare questo? Come on, Simon, non give up now. Che pappalle, ragazzi. Ma che pappalle, davvero. Sicuramente devo andare di qua. Non c'è altra spiegazione. Ragazzi, io so che di qua non ci dovrei andare. Ma penso che non ci sia altra soluzione. No, porca puttana, no, non come l'ultima volta, ti prego, non come l'ultima volta. Cazzo, che palle. You know what? Go look for Brandon's room. Let's do some investigation. I'm sure we can get to him somehow. Sai com'è? Io me ne sono già andato via da quella stanza. Oh, ioia, come siamo carini. Ma siamo bellissimi, siamo. Già, noi ancora non ci sarà nemmeno specchiati. Ok, allora affrontiamo il jumpscare, perché è scontato che ci sia un jumpscare qua. Io me ne vado fino in fondo, dove mi aspetta il jumpscare finale della Madonna. Eccolo. Dov'è? Eccolo là. È il nostro amicone, l'ho inquadrato, sai? Di qua. Totalmente buio. Ah, ma si può accendere la luce? Oh. Che? Sì, ho visto del sangue, ok. Qualcuno si è suicidato. Tutti dobbiamo morire comunque. Io ci sto. Fede in Sarang nella comunità. Ok. Proviamo ad aprire questa porta. Che è chiusa. Proviamo ad aprire questa. Allora, di qua cosa abbiamo? Oia, ma quante immagini ci so? Allora ragazzi, a partenza qui roba scritta, qua dentro anche a questa stanza non c'è altro. E penso che anche nelle altre stanze sia più o meno la stessa cosa. Più che altro mi ha confuso parecchio questa stanza, perché dice che questo tizio praticamente ha provato a suicidarsi durante la scansione cerebrale. Che cavolo di splashone ha fatto? Ha provato a suicidarsi alla fine della scansione cerebrale per entrare in Ark. Ma io sapevo che dovevano morire per entrare in Ark. Boh. Qualcosa non mi torna. Hey, that's Myra. You want me to bring something? A souvenir? No, it's just memories. Ok ragazzi, ho dato anche un'occhiata alla camera di Catherine. Sostanzialmente parla di come è arrivata a fare questo progetto Ark e nient'altro. Parla di quel tizio dell'altra camera che ha detto che si sarebbe suicidato dopo la scansione, che si è suicidato dopo la scansione, e da qui penso che sia nato il fatto di uccidere ogni persona dopo la scansione, perché effettivamente la persona vivrebbe dentro Ark se viene distrutta anche la sua copia fisica, quella umana. Tanto continuiamo la nostra esplorazione senza sosta. If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. Qualche cosa abbiamo? Brandon, you ready to go? Strohmeyer says it's time to move. I'm waiting for Stratsky and Alvaro to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. Seems like they were getting ready to leave. Heard some lady telling Brandon to hurry up. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. That's Alice Coster. Wouldn't have guessed they even knew of each other. Interesting. Qua che abbiamo di scritto? Brandon, pensare alla scansione mi mette ansia. Tutti sono così coraggiosi, sorridono, non hanno ripensamenti. Ricordi che hai detto che mi avresti tenuta per mano durante la scansione? Se l'offerta è ancora valida, io accetto, grazie. Se lo facciamo insieme, smaltiremo anche postumi insieme. Dicono che passino in un paio di giorni. Baci, Alice. There's a note from Alice that makes me think she was scanned alongside Brandon. Okay, that sounds really promising. We can definitely use that. Qui c'è una I think we got this, Simon.
I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick him into feeling safe enough to open up. Ma poverino. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Finisco di dare un'occhiata al computer e poi andiamo di là. Ok, allora. Qui parla semplicemente della scansione di questo Hackers. Hackers era un altro membro che avevamo trovato nell'altra stazione, quello infettato che ha iniziato a uccidere tutti. E diceva che praticamente sono andato a recuperarlo poco prima di quest'ultima mail che aveva scritto, ed era rimasto là solo tipo per diversi mesi. Ora, noi usciremo da questa stanza. E io so di già che mi dovrò cacare in mano, vero? Io vado tranquillo. Vado. Chiudo. Perché fa bene chiudere, fa bene proprio alla salute. Fa bene al cuore, perché evita l'infarto, e me la corro. Ok, allora. No, porca puttana, no. Questa non era aperta. Questa non era aperta, ragazzi. E da qualche parte ora c'è qualcosa. I compiled an Alice module that we can use. So she'll be with Brandon in the simulation. Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. Ok, io però chiudo. E ora possiamo metterci a fare quello che ti pare. Allora, modulo Alice. Sala scansioni. Esegui. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Stromar. He said he needed a new cipher ASAP. What should I tell him? It's all right. I can talk to him. Wait, didn't Sean just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not gonna tell anyone. I do feel hungover. Okay, it's 17:29 over 42, 12 over 407. Got it? Yeah, I got it. I'm sorry, Mr. Wong. Brandon. Goodbye. What do you mean? No, wait! That's enough. We got what we need. Poverino. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide. In che senso? Elimina dati o spegni? Boh, tanto è una copia digitale. Personalmente, se sei sacrificato per fare questa cosa, ti direi spegni. Però boh, spegni. Teniamoti in vita, che ti devo dire. Io avrei preferito ucciderti, però. E a questo punto dobbiamo tornare di là, giusto? Couldn't we just have extracted the cipher from Brandon's data somehow? It's so cruel bringing him back like we did. No, that's impossible. Memories don't work like that. Let's just hope it was worth it. Ciccio, ma te ti preoccupi tanto per gli altri, no, in questo momento? Io capisco anche te sei solo una scansione e quel cazzo che ti pare, ma quello che è davanti allo schermo che gioca in questo momento sono io. Si parla della mia salute mentale e del mio cuore che può saltare da un momento all'altro. Oddio, ragazzi, ce l'avevamo fatta. No, no, io c'avevo veramente un'ansia che non so come spiegarvi. Stavo per morire, veramente. Just warming up the dunbat for us. Been collecting dust for months, so it might need a minute. Sì, sì. No! Chi ha tutto sto casino? Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Huh. Never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in, and I'll take us into the abyss. Sounds easy enough. Ragazzi, ma non poteva finire qua il gioco. No, veramente. Ora questa l'abbiamo anche scollegata, porca troia.
Porca di quella puttana, porca di quella puttana. Io penso che questa sia stata la puntata più ansiosa che ho fatto finora. Ok. E mo? Che smanopolo qua? Ah, la spina è staccata, sti cazzi. Ok, proviamo. Pronto? Oddio. Sistemi, ok, preparazione uscita. Vai, vai. No. Cosa cazzo? Si è animato tutto il macchinario, si è staccato e mi ha fatto prendere un accidente che non vi dico. Ora, noi siamo senza Catherine, siamo senza luce, siamo senza Dumbat, come cazzo si chiama. Non vedo un cazzo. E che merda devo fare, mo? Devo andare lassù. Ma porca la puttana troia. Dai. Per piacere andiamo via, non ne voglio più sapere niente. Ma perché, perché, perché devo sempre infilarmi in questi pasticci, in questi guai? Ora sicuro come poche ci sarà qualcosa qua. No. No. Dove? No, di nuovo il mostro brutto, no, eh. Ma mi sa che era giù di sotto, ok. Ok, apri. Ragazzi, io non voglio dire niente, però per chi ci avrà mai giocato, che era Penumbra? Se non sbaglio era Penumbra, no? Che è sempre stato anche sviluppato dagli stessi sviluppatori di questo titolo. Questa stanza mi ricorda vagamente una stanza che c'era in quel titolo. E non mi garba. No, non mi garba affatto. Allora, questo è per curarsi e me lo tengo da parte. Magari per quando saremo più avanti. Sicuramente ora devo attaccare Catherine da qualche parte. Ok, appiccichiamo Catherine e vediamo cosa ci dice. Tanto ci riguaglierà di nuovo. Huh? Wait, this isn't... Oh no! Wow got to the Dunbat before we did, am I right? Well, it was talking. That's rarely a good sign. Damn it. I'm fine. Dunbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the abyss in the first place? If they didn't use the Dunbat, the only other way would be the climber at Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah, okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. Oh, e Catherine si fa prendere la sua pazza voglia da scienziata. Proprio adesso, in questo momento. Allora, ragazzi, l'appuntamento di oggi si conclude qui. Porca puttana. Porca puttana, è stato veramente una puntata... abbastanza ansiogena. Non ci sono stati mostri a romperci le scatole a questo giro. Probabilmente è andata bene per quello. Però sinceramente nelle ultime puntate dove c'erano mostri avevo molta meno ansia rispetto a questa puntata qui. Porca la miseria. Perché quando c'è il mostro, ok, sai dov'è il mostro e te la cerchi di giocare schivandolo. Ma quando non c'è e sei lì che dici adesso arriva, l'ansia sale ancora di più. Infatti ora penso al prossimo episodio, finalmente arriverà qualcheduno di questi mostri, però... Cioè, finalmente tra virgolette, perché questi ci aprono il culo proprio. Comunque ragazzi, l'appuntamento di oggi si conclude qui. Se il video vi è piaciuto vi prego di lasciarmi un like, di commentare e soprattutto iscrivetevi. Io vi rimando al prossimo appuntamento di Soma. Ciao!